Siamo a Brescia Centro Storico, in via Musei, dove incontriamo Wilmer, che è il titolare del Black Bull, che fra pochi giorni compie un anno e avete fatto delle nuove proposte per Brescia. Di cosa si tratta? Beh, siamo stati il primo locale a Brescia che propone gourmet burger. Sono hamburger però rivisti e corretti, con ingredienti di primissima qualità, un'ampia scelta e un taglio tipicamente americano. Altra cosa importante, abbiamo reintrodotto la cucina Tex-Mex nel centro di Brescia, che mancava da tanti anni. Un anno di attività, bilancio positivo? Un ottimo impatto, la gente è contenta, torna, un sacco di clienti fidelizzati e abbiamo importato una moda tipica degli Stati Uniti, che è la sfida gastronomica, un hamburger da più di 2 kg che deve essere mangiato in un tempo limite. E qualcuno ci riesce? 8 su 350 al momento. E per partecipare a questa sfida come si deve fare? Non si fa altro che ordinarlo, parte il cronometro e in bocca al lupo. Bellissimo, speriamo di vederne qualcuno stasera. Speriamo, perché è carino, divertente, poi si crea anche il tifo, coinvolge il locale. Benissimo, fai anche vedere musica dal vivo ogni tanto? Facciamo anche musica dal vivo, stasera Patti Palma, un grande artista, per la festa della donna. E d'estate, poi quando la piazzetta e il tempo ce lo consente, dei bellissimi concerti che coinvolgono tutta questa zona e sembra quasi di non stare nemmeno nel centro di Brescia, ma in una località di mare. Benissimo, in bocca al lupo e a presto. Grazie, arrivederci al Black Bull. Oh, my God.